Buonasera, benvenuto al nuovo numero di Replay dallo studio centrale di TV6. Il Pescara non è guarito. Dopo la vittoria di Ascoli è arrivata anche la prima sconfitta della gestione Breda contro il Vicenza. Vicenza che ha espugnato l'Adriatico proprio nella giornata dedicata al suo campione, all'eroe del Mondiale 82, Paolo Rossi. E in questo studio, come potete vedere nella nostra scenografia, c'è proprio l'immagine di Paolo Rossi a fianco a quella di Maradona, due miti calcistici della nostra epoca. Paolo Rossi che faceva parte della favola Vicenza. Saluto gli ospiti in piattaforma, i nostri amici di sempre, Antonio De Leonardis, Francesco Di Ciao. Francesco e Riccardo Clinco. Buonasera. E a proposito Buonasera a della lei. favola Vicenza, questa sera è collegato con noi un esponente di quella magnifica squadra allenata da Giambattista Fabbri del 1976. Lo vedete inquadrato. La formazione era facile da ricordare. Era Galli, Leli, Marangon, Guidetti, Prestanti, Carrera, Cerilli, Salvi, Rossi, Faloppa e Filippi. Saluto Valeriano Prestanti. Buonasera Valeriano, grazie per averci Buonasera, invitato. buonasera a tutti. Un ben ritrovato all'ex difensore del Pescara, ha militato nelle file biancoazzurre dal 1979 all'82 e poi faceva parte di quel miracolo Vicenza negli anni 76-77. Intanto come stai, Valeriano? Beh, io abbastanza bene, qualche reumatismo, però il resto abbastanza bene. Senti Valeriano, è Sono un ovvio po' che... ingrassato perché con questo lockdown ci hanno costretto a stare in casa, Tutti non quanti, facevamo movimento, tutti quanti. mangiavo, è normale. Senti, tutti quanti, ormai siamo più vecchi, più rotondelli, quindi l'età che avanza. Era giusto coinvolgerti in questo momento di grande tristezza, perché come vedremo anche dalle immagini dell'emittente TVA di Vicenza che ci ha inviato appunto il reportage di sabato, avete perso un compagno, un amico, Valeriano, e tu proprio ieri mi dicevi ho passato 2 giorni terribili. Sì, effettivamente, perché comunque quando si crea un gruppo è come il gatto che si morde la coda, dice, è perché si è creato il gruppo che hai raggiunto risultati o perché hai raggiunto risultati si è creato il gruppo. Questo non te lo so dire, però è vero che abbiamo festeggiato i 40 anni a Vicenza e spesso ci siamo ritrovati e siamo trovati in numerosi, no in tre o quattro. La disgrazia è che purtroppo prima è mancato il mister, poi Giancarlo Salvi, poi Ernesto e a distanza di una settimana anche Paolo. Piano piano c'ho una fotografia che sembra quasi che se ne vanno via una alla volta, guardi, c'è una tristezza nel cuore immensa, guarda, senza retorica proprio. E infatti per questo ti abbiamo coinvolto, perché chi meglio di tanti altri conoscevate voi Paolo Rossi proprio alle origini, quando ancora non era l'eroe del Mondiale 82? Sì, Paolo praticamente ormai lo conoscono tutti, anche perché era uno che si concedeva, lui non è mai stato un divo. Di conseguenza, fra le cose che si sanno e quelle che praticamente si è scoperto anche dopo, perché anche noi stessi, della beneficenza, la disponibilità ad andare a trovare i malati, i bambini, cioè è una cosa incredibile, sembrava quasi che avesse un lavoro in questo senso qui. Senti, ecco, tutto questo Diciamo affetto che che ha circondato la famiglia, a parte quell'episodio tristissimo del furto nella sua abitazione, è il giusto riconoscimento per questo esempio di atleta, di uomo soprattutto? sì, è chiaro che sono sentimenti un po' diversi tra le persone che giustamente ha rappresentato l'Italia, diciamo, quando abbiamo vinto il Mondiale. E lui è stato poi l'esecutore, il capocannoniere, insomma, è un po' l'emblema. E a livello mondiale ormai lo conoscevano tutti. E poi c'è anche chi è che comunque sia nella Juventus o noi a Vicenza abbiamo giocato insieme e comunque si è creato
un rapporto diverso. Lui era molto legato a Vicenza, ecco perché poi è andato, i funerali si sono svolti là. E l'ultima volta che l'hai visto, Valeriano, quando è stato? L'estate scorsa io sono andato in Toscana perché c'ho mio figlio, mi ha fatto nonno e ogni tanto vado a trovare i miei nipotini. Io un paio di volte all'anno salgo, di solito a Natale, quest'anno un po' non sono potuto andare perché tutti questi problemi di regioni, dei colori, eccetera, sembra un semaforo, allora ho rinunciato. Ma l'anno scorso, no quest'estate, diciamo l'estate scorsa ancora, sono salito e ci siamo trovati a un stabilimento balneare di Paolo Rosi, che anche lui giocava a Vicenza con noi, ha giocato nella Sampdoria, una mezzala. Lui c'era uno stabilimento balneare, ci siamo trovati là e abbiamo pranzato proprio al ristorante suo e niente. Che lui senti, Valeriano, al mare. Poi, abbiamo capito in pratica che tipo di rapporto avevate. Vuoi approfittarne parlando ai tanti tifosi biancoazzurri che hanno vissuto con te stagioni esaltanti e che ricordo hai invece della piazza di Pescara? Ma io diciamo che i risultati che abbiamo avuto purtroppo non sono stati eclatanti, però il posto io mi trovavo benissimo perché Pescara comunque è una città vivibilissima. Vivevo tranquillo perché comunque stavo fuori, stavo a Francavilla e vicino allo stadio, facevo la mia vita tranquillamente, senza problemi. Purtroppo i risultati di primo anno ha coinciso con lo scalcio scormesse e doveva andare giù l'Avellino, invece siamo andati noi. Va bene, eravamo giù in classifica, però comunque non meritavamo sotto quel profilo. È stato, secondo me non avevamo neanche una brutta squadra, però comunque è andata come è andata. Comunque tu, Valeriano, hai lasciato un ottimo ricordo, spesso ti rivediamo anche in questa città grazie all'amicizia soprattutto con Maurizio, il tifoso. Maurizio, sì, tra parentesi sono venuto da Maurizio, sì, perché l'ultima volta sono salito perché mia figlia per diversi anni, prima un corso ha fatto i 2 anni di informatica, l'ha fatta a Pescara e stava in un appartamento proprio vicino allo stadio. E adesso ha preso invece a Chieti, si è laureata in scienze motorie e tra parentesi sta facendo la specialistica e fa ancora 2 anni di conseguenza, devo tornare per forza perché chi è che l'accompagna in macchina? Sempre a me telefona perché la porto su e io ci vengo volentieri chiaramente. Perché comunque... Va bene, Valeriano, allora noi intanto ti ringraziamo per aver ricordato Paolo Rossi che è stato un tuo fratello e quindi era giusto sentire una voce autorevole come la tua, anche perché ripeto qui a Pescara hai lasciato un ottimo ricordo e speriamo di rivederti al più presto anche in questa città per riabbracciare tutto. So che saluto Totò De Leonardis che ti ha rivisto con piacere dopo diverso tempo. Sì, l'ho visto con piacere l'ho visto. Vorrei, l'ho rivisto, diciamo. Se posso dire una cosa a volo, certo. Parentesi biancazzurra, la squadra giusta l'aveva dopo la retrocessione, cioè quella con Agro, se quell'anno fossero rimasti Repetti e Cinquetti, quel Pescara forse sarebbe tornato in Serie A, è vero o no? Forse c'hai ragione, effettivamente sì. Effettivamente sì, però sai, i conti in tasca alle società non è che li possiamo fare noi. Però il rimpianto. Purtroppo ci sono degli. No, ma ti giuro, come no. Io a Pescara mi trovo benissimo, senza nessun problema. Anzi, non. Bene, grazie Valeriano Prestanti. I risultati che comunque hanno... Sì, si sta interrompendo la linea. Valeriano, noi ti ringraziamo davvero di cuore per questo contributo che ciao, ci hai dato. Valeriano. E speriamo di rivederti presto a Pescara. Grazie ancora. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, tanti grazie. Saluti. Prima di entrare nel vivo della trasmissione di oggi, purtroppo dobbiamo registrare un'altra brutta notizia perché si è spento oggi all'età di 82 anni presso l'ospedale civile di Pescara Vitaliano Patricelli. Famosa la coppia Falini-Patricelli quando allenava il Pescara del presidente
Galeota nell'anno 71-72, quel Pescara retrocesse in Serie D con la disfatta di Trani. Patriciello ha allenato per anni l'Angolana del presidente Petruzzi, il Francavilla del presidente Luciani, poi il Lanciano, il Montesilvano, è stato ex presidente del CONI di Pescara, ex vicepresidente della provincia di Pescara e poi il Montesilvano, dove viveva in questa cittadina, era molto amato e conosciuto a livello politico. I funerali si svolgeranno domani mattina presso la chiesa di Sant'Antonio Montesilvano alle ore 10.30. Ecco il saluto di William Carosella all'amico vitaliano. Le condoglianze ovviamente alla moglie Rosaria e a tutta la famiglia. Vorrei approfittare ancora di Totò De Leonardis perché ovviamente è la nostra figura storica, vitaliano Patriciello. Ci lascia, è stato molte volte ospite nei nostri salotti con Francesco Di Francesco, con tanti altri, un'altra figura di rilievo dello sport e anche della politica abruzzese, Totò. No, è vero, è stata una persona a mio avviso molto importante nell'ambito sportivo, purtroppo viene sempre ricordato per quella infausta sua prima esperienza, quella che portò il Pescara in quarta serie assieme a Falini, cioè lì la società Galeota aveva scelto Falini che non aveva il patentino e quindi li mise insieme Patriciello che invece aveva fatto il corso a Coverciano, per cui questa coppia purtroppo non funzionò, anche perché insomma la squadra non è che fosse eccezionale. Alla fine venne esonerato insieme a Falini a qualche giornata dalla fine, ma insomma, tra l'altro venne un allenatore ormai quasi ottantenne, insomma, che non aveva niente da dire. Pescara retrocesse con la sconfitta si di Trani. Ciofani? Ciofani. Cioè, esatto, sì, Ciofani, cioè, l'avevo rimosso, sai, dopo tanti anni. Sì. E quindi Pescara appunto retrocesse, e poi Vitaliano pagò pure questa sua esperienza, perché alla fine per riscattarsi ha dovuto girare diverse panchine, l'hai citate tu, insomma, ha fatto bene a Lanciano, ha fatto bene a Francavilla, insomma, era uno che capiva di calcio, voglio dire, era appassionato soprattutto, uno studioso di calcio. Sicuramente quella coppia non poteva funzionare, anche perché poi in effetti lì era Falini quello che doveva guidare la squadra e lui era solo un prestanome, invece poi le cose si confusero all'improvviso, quindi entrarono in confusione tutte e due e bene, il resto lo fece la squadra. Cioè, un abbraccio ancora alla famiglia di Vitaliano Patriciello. Alla famiglia, certo. Il Pescara di oggi, abbiamo detto in apertura, non è guarito. La sconfitta con il Vicenza dopo la prima vittoria di Ascoli, Francesco, Riccardo, poi entreranno altri amici. Allora, lunedì scorso avevamo chiesto, era tutta colpa di Oddo? Ora vi chiedo, allora non era solo colpa di Oddo, perché questa squadra ha dei problemi strutturali? Francesco. Beh sì, ma si era capito che non era colpa di Oddo. Le colpe sono... si parte da lontano. Io ritorno proprio dallo spunto tu con questa domanda. Qua nel discorso si parlava allora l'esonero, non l'esonero, cambiare allenatori. Io resto convinto che ci sono, non è affatto vero, non si possono togliere i giocatori o alcuni giocatori o parte di un organico invece dell'allenatore, se si è convinti che le colpe sono nella costruzione della squadra. E io devo essere sincero, ma lo vediamo settimanalmente, quotidianamente, anche con tutti questi infortuni. Credo che in Italia non ci sia una squadra che ha tanti infortuni e tanti problemi che si ripetono come il Pescara. E per non dilungarmi troppo, ci sono situazioni dove non è necessario cambiare l'allenatore e ce l'abbiamo a distanza di un anno, poco più o poco meno, proprio qui a Pescara. Zauri non andava costretto a dimettersi, perché lì fu un grande Zauri nel dimettersi e nell'anticipare quello che sembrava un esonero che era dietro la porta. Aveva capito che c'era stata una delegittimazione, perché lì un'altra società, con tutto il rispetto e la grande considerazione per il presidente Sebastiani, al quale va sempre detto, lo ricordo, grazie per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni, molte cose, molte più le cose buone di quelle meno buone, lì bastava togliere 3-4 giocatori
Ci voleva coraggio, ci voleva coraggio, toglievi 3-4 giocatori e non li utilizzavi, forse anche quest'anno, o forse nel momento della costruzione della squadra bisogna magari ascoltare un po' di più l'allenatore. Su questa ultima espressione ci ripeto la forma dubitativa, forse, ma comunque che il Pescara non era guarito lo si era visto e lo abbiamo rivisto per la partita con Vicenza. Intanto saluto in studio Andrea Costantini, buonasera Andrea, allora domani si gioca la 12ª giornata in Serie B. Dopo ti chiederò delle novità sugli ultimi allenamenti. Rivediamo questa classifica prima della 12ª giornata, si giocherà alle ore 21 Pisa-Pescara, il Pescara che è rimasto in classifica a quota 7, terzo ultimo posto, dietro a Cremonese e Cosenza, penultimo c'è l'Ascoli, poi chiude l'Entella, il Pisa è a quota 13 dopo le due vittorie consecutive. Riccardo, vorrei sentire anche il tuo parere su questa partita. A dire la verità, ci sono stati dei miglioramenti sotto il profilo del gioco, forse il pareggio sarebbe stato anche il risultato più giusto, però alla fine si pagano sempre gli errori individuali. In questa occasione Antei è un po' salito sul banco degli imputati. Poi ci sono state anche delle scelte iniziali, come la posizione di Omeonga o l'impiego di Crecco, che hanno fatto discutere. Riccardo, dimmi la tua. Ma guarda, hai detto bene tu, tutto quello che hai detto corrisponde alla verità. La squadra ha fatto un passo indietro per quanto riguarda il risultato. Ha creato molto, forse era giusto il pareggio, però sicuramente sia Breda che Oddo non hanno mai tutti i giocatori disponibili e sono sempre anche questo allenatore è sempre alla rincorsa dei giocatori che mancano nei punti importanti. Abbiamo giocato probabilmente anche con due esterni che non erano precisamente nel loro ruolo. Abbiamo fatto fatica non tanto nella parte verticale del campo centrale, ma sulle fasce. E soprattutto abbiamo giocato con molta frenesia, dover obbligatoriamente dimostrare non si sa che cosa. Il calcio della partita dura 95 minuti, bisogna stare tranquilli e niente, una volta che poi abbiamo dovuto inseguire è stato un problema. Però devo dire che la squadra tutto sommato non mi è dispiaciuta, ma ripeto, non voglio dare meriti a Breda. Penso che la squadra avrebbe migliorato piano piano nel tempo, anche perché è una squadra che si è comunque ritrovata dopo, ha fatto gli innesti per ultima e sta bene o male entrando in forma. Io devo dire che è migliorata molto la corsa. E poi per quanto riguarda la tecnica, qualche lacuna ancora c'è. E devo dire quello che ha detto Totò settimana scorsa, che sicuramente andrà rinforzata questa squadra perché tecnica non ne abbiamo vista tantissima. Allora, un invito a tutti, grazie Riccardo, un invito a tutti, però vi prego di essere più brevi negli interventi perché abbiamo diversi collegamenti e vado a salutare, ritrovo con piacere l'agente FIFA dei calciatori Donato Di Campli. Buonasera Donato, ben ritrovato e ben rivisto. Non so se ci ascolta. Deve attivare l'audio. Ecco, mi dicono che deve attivare l'audio. Donato Di Campli, ci sei? No, non l'ascoltiamo. Sì, ci sono. Eccomi qua. Intanto come stai, Donato? Bene, grazie, buongiorno. Saluto, buonasera a tutti quanti gli ospiti. Ciao Donato. Donato, ci fa piacere ritrovarti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ti chiediamo subito cosa pensi di questo campionato di Serie B che, come ci insegni, si deciderà sempre a primavera, però a Pescara c'è sempre questo tormentone degli allenatori, è il quinto allenatore che arriva nell'anno solare 2020, parlo di Roberto Breda, dopo Zauri, Le Grottaglie sotto il Loddo, tocca a lui. Ma è stato sempre un problema di allenatori oppure i calciatori ovviamente hanno le loro responsabilità? Come la vedi tu? Ma io vedo che credo che nel Pescara sia tutto un problema di programmazione, è inutile negarlo. Questo campionato di Serie B non ha grandissime squadre che si stanno esprimendo in questo momento alla grande, seppur zeppe di campioni, guardare il Monza, la Regina, altre cose del genere. Stanno avendo ragione le squadre che negli anni hanno programmato e hanno cercato ogni anno di mettere dei giocatori adatti a un'idea. Questa idea, che secondo me manca completamente a Pescara,
e che ogni anno mette su delle squadre un po' raffazzonate, nel senso così, in base alle esigenze di mercato che la società ha, che fa bene anche, perché chiaramente il presidente Sebastiani vede prima il bilancio e poi altre cose. E il risultato, ecco, Donato, cosa non ti convince di questa squadra? Ma io credo innanzitutto che questa squadra non sia figlia di un allenatore, quindi che è la prima criticità che uno osserva. Uno può mandare via un allenatore o do chi per esso, indipendentemente da tutti, però la squadra deve essere costruita da un allenatore e da un direttore. Il presidente ha un'altra politica, che è giustissima, chiaramente, perché chiaramente lui deve gestire i numeri di una società e deve far quadrare il bilancio, soprattutto in questa stagione dove non può contare su incassi, su sponsorizzazioni, perché dovete sapere anche che chiaramente mancano grandi fette di budget delle società. Quindi se da un lato... Quindi bisognerebbe trovare l'equilibrio tra l'esigenza finanziaria e l'aspetto tecnico, mi sembra di capire. Assolutamente, perché così si va avanti, possiamo parlare fino alla fine, però alla fine conta questo, che alla fine del mese si devono pagare gli stipendi, bisogna trovare i soldi, fare ingegneria finanziaria per trovare i soldi per pagare gli stipendi, e il risultato è questo. Siete d'accordo, lo chiedo agli altri amici, Donato, ci sono con noi Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco, poi si alterneranno altri amici. Totò, sei d'accordo con questa analisi di Donato, perché più volte abbiamo parlato di queste difficoltà che ci sono, lo hanno diverse società, ovviamente l'aspetto finanziario, che poi deve andare a braccetto con le esigenze tecniche per allestire una squadra valida. Ma guarda, intanto saluto Donato. Dico, sono totalmente d'accordo, cioè il centro del problema a mio avviso è quello, del resto lo vado ripetendo un po' dall'inizio, cioè il problema è questo famoso progetto. Io ripeto sempre questa cosa, adesso la approfondisco anche grazie a Donato, e cioè il progetto di questa nuova avventura non era il biennale a Oddo. Il progetto era che Oddo doveva essere il gestore per due anni di questo famoso progetto. Qual era questo progetto? Sicuramente quello di rinnovare completamente l'organico e ripartire in maniera diversa. E questa è la chiave un po' che ha bloccato tutto il resto. Insomma, poi è ovvio che alla fine cambi l'allenatore, cioè è una squadra che è provvisoria dall'inizio del campionato. Cioè, perché poi ovviamente sì, cioè, giustamente come ha detto Donato, scelte di mercato, cerchi di fare insieme le due cose, ma non le fai bene le due cose, perché non hai questa forza. Il problema era appunto, come io l'avevo interpretato già all'inizio, quando è stato preso Oddo, nel momento della presentazione, era quello di rinnovare completamente, ripartire, fare appunto questo progetto biennale, ma con i giocatori, con la squadra che tu volevi mettere su, non con mettendo insieme al solito modo 20, 25, 29, 30 giocatori per fare che cosa. Credo che la chiave sia stata soprattutto, ecco, allora chiedo a Donato Di Campli, lui che conosce bene ovviamente il modo anche di fare mercato un po' di tutte le società, secondo te, Donato, perché il Pescara non è riuscito, non so, a fare piazza pulita dopo il grande rischio che ha corso nella passata stagione quando si è salvato all'ultimo rigore? Guarda, a me probabilmente mi odiano perché sono abbastanza diretto nelle cose. Il problema del Pescara è che non si è riuscito a liberare dei contratti onerosi all'interno, pluriennali. Il presidente, io ritengo che sia troppo buono perché si lega alle persone. E purtroppo per le persone c'è un tempo, che è il tempo biologico, che io ormai è un dato di fatto, è difficile avere dei giocatori in squadra per 5, 6, 7 anni, 8 anni, 9 anni. Il rinnovamento significa ripartire da zero con dei ragazzi che siano all'interno del settore giovanile, perché ricordiamo che Pescara è una fucina di talenti incredibile, ha rapporti importanti con società di Serie A importanti, quindi avere in squadra delle persone che hanno un rapporto non più professionale ma soprattutto di amicizia non va bene più. Io credo che
rinnovare significa ricominciare completamente da capo nel rapporto tra giocatori e società di semplice professionalità calcistica. Ecco, prima di lasciare il microfono a Andrea Costantini, ti chiedo, Donato, cosa pensi della gestione Oddo e se Breda può essere l'uomo giusto in questo momento? Ma dire che Breda è il salvatore della frate, la panacea di tutti i mali del Pescara, mi sembra azzardato. Purtroppo la squadra è quella, cioè non è che chiaramente bisogna arrivare al più presto a gennaio e cercare di trovare le soluzioni migliori per migliorare questa squadra. Io non darei tutte le colpe chiaramente, all'interno della squadra tanti problemi, ha avuto tanti problemi, ha cercato in qualche modo di risolvere, molti giocatori non li sono stati dietro oppure non si è fatto capire. Anche, probabilmente non è anche in grado, probabilmente ha fatto la scelta peggiore di tornare a Pescara, questo nessuno lo può dire, però il dato di fatto oggettivo è che il Pescara lamenta alcune lacune che bisogna risolvere assolutamente, poi tutta questa serie di infortuni, ricordiamo anche che è stato anche sfortunato perché credo che poche squadre di Serie B hanno lamentato tanti infortuni. Beh, sono stati battuti tutti i record quest'anno di infortuni, quindi anche qui c'è qualcosa da capire nello staff sanitario. Andrea Costantini, dimmi. Allora, saluto Donato Di Campri, gli chiedo se Valdifiori finora è la principale delusione di questa stagione del Pescara, l'identikit secondo lui dell'attaccante che dovrebbe arrivare, qui si fanno tanti nomi, Dionisi, Ciofani, Ceravolo, qual è l'identikit dell'attaccante che serve al Pescara e poi se a questo Pescara cacciatore poteva fare comodo? Guarda, di cacciatore non voglio parlarne perché non mi va di far polemica, ormai sono diventato bravissimo e... ritengo il presidente abbia avuto i suoi motivi e non c'è necessità assoluta di fare polemiche. Io ritengo che tutti i giocatori sono utili alla causa. Secondo me il Pescara ha tutte le carte in regola per recitare un buon campionato. Bene, Donato, prima di salutarti e ringraziarti per questo intervento, volevamo chiederti, domani c'è Pescara, ecco, in prospettiva ritieni che questa squadra possa uscire al più presto dalle sabbie mobili della classifica? Assolutamente sì, tra l'altro ormai è una squadra che non sta brillando secondo le aspettative. Il Pescara, visto Ascoli, è stata una squadra importante. Ecco, bisogna tenere sempre quei ritmi e dimostrare di avere una quadratura ben salda. Quindi credo che ci sono tutte le possibilità per fare risultato a Pisa. Il tuo prossimo colpo di mercato è pronto? Non si dice, probabilmente certo, sì. Non si dice mai. Però hai qualche colpo in canna per il mercato di gennaio anche? Assolutamente sì. Grazie Donato Di Campri, in bocca al lupo per il tuo lavoro, grazie per questo intervento. Allora avremo altri ospiti, e intanto Andrea ti chiedo se ci sono delle novità per quanto riguarda la vigilia di Pisa-Pescara. Beh, per quanto riguarda il Pescara, il punto di domanda principale è intorno al centravanti Damir Seter, il colombiano è partito con la squadra, ma c'è chiaramente un forte dubbio sul suo impiego dal primo minuto. Ricordiamo che è uscito nella gara contro il Vicenza poco prima del 60esimo, ha detto lo stesso Breda che ha accusato un principio di affaticamento, ci sono tante partite consecutive, il Pescara ha solo Seter nel ruolo di centravanti, quindi bisognerà a capire se Seter giocherà subito dal primo minuto o se sarà portato in panchina. Poi per quanto riguarda il resto della squadra non ci saranno né Balzano né Busellato, convocato Nzita, ma in difesa dovrebbe toccare a Scognamiglio che giocherà sul centro-sinistra, ballottaggio tra Antei e Gut sul centro-destra, Bocchetti giocherà centrale, a sinistra come quinto potrebbe essere dirottato Jarosinski in vantaggio su Nzita. È ovvio che non abbiamo conferma ufficiale perché non c'è stata la conferenza stampa di Breda, allenamenti a porte chiuse, stesso discorso anche per il Pisa. Però l'arbitro chi è, Andrea? Daniele Paterna, della sezione di Teramo. Dunque il Pescara sarà arbitrato da un arbitro abruzzese, appunto da Daniele Paterna, che è un debuttante in Serie B. Quest'anno ha diretto 3 partite finora, tra cui alla prima giornata Reggiana-Pisa, quindi ha già diretto il Pisa quest'anno, è finita 2-2 quella partita, non ha chiaramente mai diretto il Pescara, per lui sarà un debuttante. Butto
particolare però che a dirigere il Pescara sia un arbitro della sezione di Teramo, ma siamo abituati, Enrico, anche sì, al passato, ad esempio con Di Paolo di Avezzano, che spesso ha diretto il Pescara. Va bene, andiamo in pubblicità, torneremo in studio tra qualche istante, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il Superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il Superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio, nella prima mezz'ora di trasmissione abbiamo ricordato Paolo Rossi con Valeriano Prestanti, l'ex difensore
di quel Vicenza d'oro di Giambattista Fabbri, poi abbiamo sentito l'agente FIFA Donato Di Campli, ora abbiamo altri amici collegati, si tratta del presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Enrico. E poi ritroviamo con piacere l'ex direttore sportivo del Pescara, Daniele Dellicarri. Buonasera Daniele, ben ritrovato, eccolo qui. Buonasera Daniele, se ci ascolta. Sì, ecco, si sta sistemando, noi lo vediamo, non ci ascolta ancora, quindi bisogna ripristinare il collegamento con Dellicarri. Allora intanto... L'audio. Sì. Manca l'audio, sì. Manca l'audio, abbiamo il nostro tecnico, ormai è diventato un tecnico anche Antonio De Leonardis, grazie a Totò. Certo, ormai. Allora, presidente Sebastiani, siamo alla vigilia di un altro turno di campionato, nel mese di dicembre un po' si deciderà questo girone d'andata. Voi avete fatto già una tabella di previsione per questo giro di boa, perché ovviamente nel giorno d'andata si buttano le basi per la salvezza, per non dover rincorrere. L'avete fatto oppure vivete la giornata? Ma no, tabelle no, non ne abbiamo fatte, però è chiaro che bisogna fare più punti possibili per non, come dicevi tu, per non poi stare lì a rincorrere, ma partire con il girone di ritorno cercando di recuperare il girone di ritorno quello che abbiamo perso nelle prime 7-8 partite della girone d'andata. Come si sente dopo questa battuta d'arresto con il Vicenza? Abbiamo un po' detto tutti, il Pescara non è ovviamente ancora guarito, né Breda la bacchetta magica. No, prima di tutto non ha la bacchetta magica, però credo che sabato con la partita con il Vicenza credo che il risultato di parità sarebbe stato sicuramente più giusto. Poi è chiaro, noi abbiamo commesso degli errori, delle ingenuità grosse e abbiamo pagato dazio, però nella realtà abbiamo creato tanto, abbiamo giocato secondo me una buona partita. È chiaro che se loro hanno avuto tre occasioni, se andiamo a rivedere sono tre occasioni che vengono da tre nostri grossi errori, perché sono veramente errori grossi, ed è chiaro che poi paghi. Allora, vediamo se ha riattivato il collegamento Daniele Dellicarri. Ci ascolta Dellicarri? Sì, vi sento. Ben rivisto. Ben rivisto a voi. Anche con il presidente con il quale ha vinto l'ultimo campionato con Zeman. Dellicarri segue ovviamente il Pescara da sempre, è stato giocatore, è stato direttore. Adesso faccia finta che il presidente del Pescara non ci sente. Cosa... È uguale, certo. Cosa si sente di dire su questa situazione che si è venuta a creare quest'anno a Pescara? Ma condivido il fatto che abbia detto il fatto di non fare tabelle, perché comunque tabelle non se ne deve fare, bisogna fare i punti. Perché le tabelle, pensare di fare un punto lì, due punti lì, tre punti lì, insomma non se ne fanno. Oggi il Pescara ha un problema, che è quello di dover fare punti. E io ho visto qualche partita, ne ho viste 4-5 in questo campionato, devo dire la verità, e in questo momento è in grande difficoltà, ma al di là del risultato, è in grande difficoltà sotto tanti aspetti, secondo me sia fisici che tecnici, ma dettati da tante cose, perché poi alla fine ci sono anche componenti extra calcistiche, che sono quelli degli infortuni, quello di non aver avuto mai la rosa al completo in queste 11 partite. Però sicuramente adesso bisogna stare molto abbottonati e pensare di andare a fare i punti in tutti i campi. Beh, non è che ha fatto una panoramica ottimistica, problemi fisici, problemi tecnici. No, problemi, io sono ottimista per natura, devo dire la verità. Vedendo la partita di domenica mi aspettavo qualcosa, io ho visto le ultime due, Ascoli e Vicenza, mi aspettavo qualcosa in più, non tanto sotto l'aspetto del tattico, perché poi l'allenatore fa delle scelte in base a quello che vede la settimana, quindi sono scelte opinabili da tutti. Quando si vince è bravo l'allenatore, quando si perde è scarso. Poi
bisogna essere anche presenti tutta la settimana e cercare di capire quali sono veramente le condizioni dei calciatori, sia fisiche che mentali. Ha fatto delle scelte condivisibili o non condivisibili, sicuramente una squadra un po' offensiva, indubbiamente in questo momento io personalmente mi sento di dire facciamo le barricate, proviamo a ripartire e proviamo a fare punti. Senti, opinione generale che questa squadra dipenda molto, come tante formazioni anche in Serie A, dal suo attaccante, in questo caso Seter. Seter che però non ha una condizione fisica per reggere i 90 minuti. È questo forse il problema più evidente? Ma no, sinceramente per un discorso tattico di attaccanti, che sia Seter che sia Asensio, io una volta ho ascoltato il presidente che diceva vabbè, se non ci sono gli attaccanti che facciamo, non giochiamo, e quindi di conseguenza si possono fare punti pure senza attaccanti. Indubbiamente in questo momento è normale che al Pescara serva di più cercare di far gol, però nelle ultime due partite Pescara ha fatto 4 gol, quindi non ci dimentichiamo, al di là di Seter, Galano o chi che sia Asensio, secondo me è un problema di natura generale, perché anche domenica guardando la partita io mi sento di dire, per quello che mi compete, è che ho visto in mezzo al campo poca pressione, e tutti si parla di difensori che hanno sbagliato e quant'altro. Io sono stato un difensore e devo dire la verità, quando un difensore ha gli attaccanti sempre in faccia e mai girati di spalle, vuol dire che la difficoltà è generale, non è del difensore solamente, è un discorso di impostazione di squadra, di come difendere a partire davanti in mezzo al campo. Io in mezzo al campo ho notato che c'è stata pochissima pressione sui loro centrocampisti, tant'è vero che gli attaccanti, poi lasciamo perdere che i gol sono venuti per errori individuali, sì, però sì, sì, beh, abbiamo capito il senso, insomma vorrebbe una squadra più a trazione posteriore che anteriore. Ma in questo momento sì, perché ogni palla buttata dietro, molto probabilmente per difficoltà di affanno, di condizione e quant'altro, molto probabilmente anche una palla buttata in mezzo all'aria, è come se casca un masso dal cielo. Il masso dal cielo mi viene in testa sempre, evidentemente in questo momento è meglio pensare di chiudersi e ripartire per fare punti, perché al Pescara servono i punti, non servono le chiacchiere. E sono d'accordo, sempre velocemente, Totò De Leonardis, Riccardo e Francesco, e poi chiediamo anche al presidente. Totò, è più grave, cioè più grave, è più un problema di gol o di copertura? Ma guarda, come per quello che abbiamo visto la partita ieri, se ce la ricordiamo, il Pescara praticamente ha preso sul vantaggio, sull'1-0 a suo favore, ha preso gol in contropiede. Cioè l'errore non è vero che non è tattico, secondo me è tattico, nel senso che se tu lasci campo, troppo campo, soprattutto attaccanti come Iallo e Meggiorini, è facile che tu venga punito. Quindi il problema è proprio di mancata pressione, di atteggiamento diverso. Fondamentalmente sono d'accordo con Dell'Icarri, pur restando che il problema principale resta proprio sempre quello dell'attaccante che ti dà comunque la possibilità di salire, perché poi questo è stato il grave problema del Pescara in queste 11 partite. Però voglio dire, quelle due azioni che poi hanno dato la vittoria alla Vicenza sono nate proprio in questo modo, cioè dalla scarsa pressione che c'è stata al centrocampo, soprattutto la facilità con cui nella metà campo nostra hanno avuto vita facile, dialogo velocissimo e con i compagni di squadra. Quindi credo che sia anche l'aspetto tattico da definire. Avio può essere un assetto tattico, può essere in questo momento lì al centrocampo non ci sono gli elementi al massimo della condizione, e chiaramente uno di questi è Val di Fiori, inutile che ce lo nascondiamo, sì. Per cui se tutto, sono varie cose da mettere insieme, però allora, fondamentalmente sono d'accordo. Francesco e Riccardo, e poi sentiamo il presidente. Francesco, in parte sulla valutazione di Dell'Icarri, come? Sulla valutazione di Dell'Icarri, sì. Esatto, in parte sì, però io aggiungo, per quello è solo in parte, che mi viene da pensare che è una coperta corta, problemi in attacco, problemi a centrocampo e problemi in difesa. È vero che Pescara ha fatto 4 gol, però è vero pure che ne ha presi 3 in una partita, e che l'unica partita dove non ha preso gol ad Ascoli è perché forse l'Ascoli, soprattutto nella partita contro il Pescara, oltre ai meriti di Breda e i suoi,
è sembrata una squadra sotto un treno, non sapeva che cosa fare, e oggi mi sembra che l'Ascoli ha molti, moltissimi più problemi del Pescara, quindi quella è una partita a sé stante. Appena incontrato di nuovo una squadra con un minimo di organizzazione, o perché il centrocampo non filtra, o perché i singoli difensori sbagliano, o per un problema tattico, però mi viene da concludere dicendo: ma qui di problemi forse ce ne sono un tantinello troppi per essere ottimisti. Riccardo, quindi prima non prenderle? No, guarda, io devo dirti, lasciami fare un piccolissimo passo indietro anche su quello che ha detto Dato Di Campli, che non mi trova d'accordo. Non mi trova d'accordo quando ha detto di azzerare completamente lo spogliatoio, perché io ritengo che i giocatori che ci sono, quelli un po' anziani, in forma, sono giocatori che qualsiasi squadra di Serie B vorrebbe avere. Mi riferisco a Galano, a Luciai, a Fiorillo, a Bocchè e a Balzano, diciamo i quattro vecchi. Quindi su questo non mi trovo d'accordo, ma credo che la squadra vada costruita su di loro e con l'innesto dei giovani. E poi devo dire che non sono d'accordo anche con Daniele Dell'Icarri, perché io la partita l'ho vista, ho visto invece dei margini di miglioramento, la squadra ha lottato, ha corso, ha giocato. Se tu dici che non ha fatto più in questa partita, probabilmente non hai visto le altre. In questa partita invece qualche cosa abbiamo fatto. Secondo me il risultato inganna un po', era molto più giusto il pareggio, la squadra ha corso, ha lottato, considerando il fatto che ha ancora degli infortuni da recuperare, però io devo dire che di questa squadra la vedo in miglioramento e in crescita, questo è il mio pensiero. Sentiamo Dell'Icarri. No, ma io forse ho anche usato un'espressione un po' pessimistica. Ma scusa Daniele, ma io ti dico quello che ho detto. Ci mancherebbe. Quando parlo c'è stato un aspetto, io non ho parlato degli aspetti positivi, io l'unico aspetto positivo che ho ritrovato è che ho visto una squadra che non ha demosso sul 3-1, cosa che in precedenza non c'era stato. Questo è un aspetto positivo e non indifferente, devo dire la verità, ma avevamo parlato di aspetti negativi, purtroppo ce ne sono tanti, ma non è per dir male o dir bene. No, oggi ci sono dei dati oggettivi che spaventano, perché poi bisogna parlare di dati oggettivi, di numeri, perché poi purtroppo il calcio vive anche di numeri, e oggi a livello di numeri prendere 3 gol in casa per l'ennesima volta, dopo averli presi col 2-0 col Frosinone o 2-1, a riprendere gol e perdere una partita, sono dati allarmanti, ma non con questo non è che il Pescara debba retrocedere. Il Pescara troverà le forze anche in questa partita che ha fatto, dove c'è stato l'aspetto positivo, che era quello di non aver mai demorso, e quindi in qualche altra partita questa qualità gli verrà bene, quindi vincerà anche una partita, molto probabilmente il recupero, perdendo 1-0, vincendo 2-1, perché questa qualità l'ha dimostrata domenica. Però purtroppo non è bastata, perché oggi i numeri dicono altro. Il problema è quello: casca la pioggia dal cielo, va a finire sul campo del Pescara, e questo bisogna limitarlo purtroppo. Nei momenti negativi bisogna alzare le barricate purtroppo e cercare di portare a casa i punti, perché questo è inutile nascondersi. Poi si farà il bel gioco più avanti, se si avranno punti diversi, se si recupererà la classifica alla svelta, poi si potrà pensare ad altro. Sul fatto di ora si è incudine e quindi bisogna sopportare, mi sembra di capire. Allora Dell'Icarri, che consiglio darebbe, poi sentiamo anche la risposta del diretto interessato, al presidente Sebastiani per il mercato di gennaio? No. È rimasto bloccato Dell'Icarri della nostra domanda? No, in questo momento. Ah, ecco. Ha perso la parola. No, beh, per così poco. C'è Dell'Icarri? Dai, esci fuori. Vabbè. Adesso tornerà in pista, vediamo se possiamo ripristinare il collegamento, tanto poi dovrà sempre rispondere il Presidente. Allora anticipiamo la risposta del Presidente Sebastiani per il mercato di gennaio. Cosa stanno pensando di fare? Perché ovviamente è un momento di organizzarsi per la sessione di gennaio. Ma sicuramente dobbiamo intervenire là davanti, perché è evidente che non si può portare avanti un campionato con un attaccante solo, aspettando anche il rientro di Asensio, ma sicuramente lì davanti dobbiamo intervenire e sfoltire un pochettino, considerando
le direttive del nuovo allenatore, di quei ragazzi che magari troveranno uno spazio, e quindi farmi uscire qualcuno. Io sul discorso che faceva prima dell'Icardi sono d'accordo in parte, perché noi a Ascoli è vero che abbiamo giocato in una squadra in difficoltà, ma è anche vero che questa stessa squadra in difficoltà ha fatto 3 gol a Cremona, quindi così in difficoltà ne aveva fatti anche in casa qualcuno, e poi è stato ripreso per 2 errori a Pisa anche loro, quindi cioè la Serie B è così. Noi ad Ascoli abbiamo giocato una partita con la cattiveria giusta che ci vuole in questo campionato, quindi abbiamo anche fatto di rimessa. Bravo, abbiamo fatto anche quel filtro di cui parlava Daniele, molto di più dell'ultima partita. Sicuramente l'ultima partita abbiamo fatto, come diceva Riccardo, abbiamo creato tanto, quindi chi ha visto la partita magari si è divertito di più, perché comunque ha visto una squadra che ha giocato, ha avuto le palle gol, le possibilità. Poi giustamente Daniele diceva prima, oggi se casca qualcosa ti casca in testa, perché purtroppo il periodo è quello e quindi succede questo, perché il tiro di Crecco che è sul quell'errore del portiere, se va dentro invece, avevamo già strillato gol 2 centimetri dal palo, magari pareggi la partita e poi la continui a giocare. Però purtroppo oggi è così, e allora bisogna essere concreti, cercare di portare a casa più punti possibili, poi ci sarà tempo e spazio per cercare di lavorare meglio o di giocare meglio. Anche se ribadisco, io l'ultima partita col Vicenza a mio avviso l'ho vista bene, mi è piaciuta la squadra, ha lottato fino alla fine, quindi vanno viste anche queste cose positive, perché in altre situazioni abbiamo preso gol e siamo morti, e col Vicenza abbiamo giocato fino al 95esimo cercando di pareggiare la partita, e quindi è sicuramente un buon segno. E il buon segno arriva anche da qualche giocatore che comincia a entrare in forma, perché come giustamente diceva Riccardo, qui siamo portati ad essere un po' disfattisti, ma io di Memusciai, di Galano, di Balzano così come stanno, di Fiorillo ne vorrei almeno altri 4-5, magari ad averne. Quindi probabilmente questo fatto di non aver potuto mai giocare con la stessa squadra, probabilmente questa serie di infortuni, se vogliamo veramente sfortunati, perché Drudi non si è mai fatto male in vita sua e gli cascano sul ginocchio, Busellato nella partita di allenamento successiva alla vittoria del Cittadella prende una tacchettata sul polpaccio e c'ha 2 buchi sul polpaccio, Masciangelo che non si è mai fatto male si fa male alla caviglia in allenamento, cioè, quindi voglio dire, purtroppo sono delle situazioni che quando le cose vanno male continuano ad andare peggio, quindi bisogna essere concreti in questo momento, cercare di portare a casa il più possibile, e poi quando ci avremo tutti sicuramente questa squadra potrà dire la sua. Dell'Icardi, allora, prima che cadesse il collegamento, le avevamo chiesto al mercato di gennaio quale consiglio darebbe al presidente della Stella. Allora, io, come dicevo prima, io penserei piuttosto ai punti. Allora, il mercato, tanto loro lo tengono, sono dei professionisti col presidente, che terranno monitorati il sicuramente mercato. Sicuramente, però lei è un uomo di calcio. Naturalmente il Pescara oggi che deve pensare ai punti, qualcosa pensa al mercato. Indubbiamente a oggi io personalmente prenderei un centrocampista e un attaccante. Le prime 2 cose che farei in entrata nel mercato di gennaio, anche se poi la rosa del Pescara è una rosa ampia, a parte davanti che ha queste 2 defezioni in questo momento. Perché? Cosa manca? Secondo me mancano centimetri. Centimetri, sì. Sì. A livello strutturale, in mezzo al campo, se oggi io guardo la squadra, mi mancano dei centimetri a livello fisico, che non è poco in un campionato di Serie B come questo. La Serie B è anche questo, e a livello di centimetri la squadra secondo me ha troppi giocatori, al di là di Valdifiori, che uno oggi può criticare uno piuttosto che un altro. Io penso proprio come carenza personale, io metterei i centimetri con aggressività. Perché oggi il prototipo di attaccante che serve? Sì,
il prototipo d'attaccante che serve, secondo me, se è un attaccante che fa gol, che non è facile trovarlo in questo momento. I dubbi vengono a tutti, anche a chi opera nel mercato, di dire non c'è certezza che facciamo un nome che si sento leggere, Dionisi che ha sempre fatto gol, Ceravolo che ha sempre fatto gol, non è certo che faccia gol più Ceravolo piuttosto che un giocatore che venga dalla Lega Pro, quindi le certezze sono sempre nel calcio è tutto il contrario di tutto. Sicuramente con caratteristiche di ripartenza, perché oggi il Pescara, continua a dire, deve giocare come ha giocato d'Ascoli, aggressivo, cattivo, ma se andiamo a guardare il gol di Seterra, Ascoli 2 contro 5 hanno fatto gol giocando di ripartenza, quindi oggi secondo me l'aspetto più importante nasce da questo: trovare giocatori con caratteristiche adatto a quello che sarà il percorso del Pescara. Se poi il Pescara sarà bravo, ecco perché bisogna tenere monitorato il mercato, se poi il Pescara sarà bravo a risollevarsi in 6 partite, le vince tutte e 6, molto probabilmente parleremo probabilmente di un mercato diverso. Da un discorso all'altro, presidente Sebastiani, più preoccupato per il rendimento della squadra o per il decreto ingiuntivo che le ha fatto Peppe De Cecco per il Poggio? Sicuramente per il rendimento della squadra, il decreto ingiuntivo proprio interessa meno di zero, perché per fortuna se questo decreto avesse i piedi per andare avanti avremmo la possibilità di pagarlo immediatamente, quindi il problema non esiste. Mi dispiace solamente che purtroppo Sebastiani con certe persone è stato troppo buono negli anni, perché è una cosa che non esiste al mondo, sono situazioni, poi parlando, ma se parli con lui dice che la colpa è dell'avvocato, se parli con l'avvocato dice che la colpa è della sua, però nel frattempo abbiamo fatto una riunione nello studio del suo avvocato, trovando un accordo per le cose che dovevamo fare, visto e considerato che, come diceva qualche tuo collega, probabilmente Peppe, che è un simpaticone, conosce solo la parola avere, quella dare la ignora. Abbiamo un conto aperto dare-avere, abbiamo deciso di chiudere questo conto, e quindi dovevamo dare noi, se non vado errato, circa 18.000 euro. E dopodiché praticamente questo accordo fatto è stato completamente rimangiato, però bisognerebbe, per spiegare questa situazione bisognerebbe partire da qualche tempo fa. Io non l'ho mai fatto perché mi ritengo una persona tranquilla, non mi va di fare polemiche, non mi va di ritornare su discorsi vecchi, però la realtà è una sola, che io ho firmato un contratto di affitto con la possibilità di compra del centro sportivo esclusivamente per un fatto, perché il centro sportivo aveva delle anomalie. Il centro sportivo non ne aveva una di anomalia, una volta che siamo entrati praticamente era un'anomalia, non un centro sportivo. E quindi fondamentalmente noi abbiamo lavorato in questi anni per mettere a posto tutte queste carenze che aveva. L'ultima, per la quale è arrivata l'autorizzazione il 20 di novembre, è la costruzione dell'impianto fognante di cui il centro sportivo era assolutamente carente. Quindi detto questo, chiedo scusa presidente, ma giusto per chiarezza, allora voi eravate intenzionati, non so se lo siete ancora, all'acquisizione del Poggio? No, noi abbiamo un contratto in tal senso, esatto. È stato acquistato perché ci sono queste anomalie, per questo state pagando l'affitto in attesa della risoluzione di queste anomalie? Noi avevamo fatto all'epoca un contratto di fitto con la possibilità di comprarla, e addirittura avevamo stabilito nel contratto che nel caso in cui, una volta messa a posto tutte queste anomalie, noi non avessimo comprato, rimanevamo in affitto con un canone più alto. L'operazione di acquisto non è stato possibile fino ad oggi perché l'immobile non è in regola. È evidente che sia un'anomalia che non può essere addebitata a noi. È chiaro che poi dopo ognuno se la suona e se la canta come vuole, ma la verità è che la società di leasing, che è proprietaria di questo centro... Quindi è De Cecco che non può vendere il Poggio? No, De Cecco non deve vendere nulla perché il Poggio è di proprietà di una società di leasing. Sì, la società... Quindi la ProSport è locataria di questo contratto di leasing. Semplifichiamo,
Esatto, no, però voglio dire, chi deve vendere l'immobile è la società di leasing. La società di leasing non è che ci vende l'immobile nella vendita di un immobile, la società che vende deve dichiarare la regolarità dell'immobile, perché io non compro un immobile che non è regolare. In pratica è come un'abitazione senza agibilità. Lì non c'è in questo momento l'agibilità, non c'è perché ci sono da fare, c'erano da fare tanti lavori, moltissimi di questi sono stati fatti dal sottoscritto, quindi dalla società Pescara Calcio. C'è da fare ancora qualcosina per il discorso della rete fognante. Ripeto, su questo lavoro noi abbiamo addirittura già pagato il lavoro quando abbiamo fatto la messa in sicurezza della scarpata, perché contestualmente volevamo fare anche la fognatura. Poi, siccome non c'era autorizzazione, perché bisogna attraversare un ponte dell'autostrada, e questa autorizzazione è arrivata dopo un anno, non per colpa né di De Cecco né nostra, ma per i tempi burocratici che ci sono, l'abbiamo ricevuta il 20 di ottobre. Nel frattempo noi abbiamo continuato a pagare i canoni fino a maggio compreso, dopodiché per la normativa del Covid lui ha avuto la possibilità di sospendere i canoni di leasing da marzo, noi invece abbiamo continuato a pagare fino a maggio. Poi ci siamo seduti e abbiamo detto, visto e considerato il momento, visto e considerata la situazione, questa agevolazione ce la giri anche a noi fino a dicembre. Chiaramente i canoni che non sono stati pagati, quando verranno in coda, li pagheremo sempre noi, anche perché sono anni che paghiamo l'affitto, che consente a De Cecco non solo di pagare il canone di leasing, ma anche di avere un piccolo margine. Quindi, allora, perché è scoppiato tutto questo polverone? Ma bisognerebbe chiederlo a lui, perché probabilmente se oggi dice una cosa e domani fa un'altra, io sinceramente non so che dire. Però ribadisco, noi nel contratto che abbiamo stipulato avevamo anche che il De Cecco ci avrebbe dovuto rimborsare circa 149 mila euro su tutti i lavori che noi abbiamo fatto fino ad oggi. Io non mi sono mai sognato di fare il decreto ingiuntivo a De Cecco per 149 mila euro, anche se fino ad oggi non ho visto un centesimo di quei 149 mila euro. È una questione di stile, purtroppo, o ce l'hai o non ce l'hai, quindi mi dispiace, ma questa è la realtà. Però ribadisco, noi abbiamo questo contratto, io ho dato mandato all'avvocato Lotti di chiudere questa situazione, perché ringraziando Dio non ci, sicuramente non avremmo nessun tipo di problema. Insomma, questo poggio è stata la causa della separazione, definiamola così, nel 2012. Ma non è stato, guarda Enrico, ti posso dire una cosa? No, beh, quell'anno si ricorda che il padron De Cecco voleva vendere, no? Lei aveva detto ne parliamo a fine campionato, forse non c'è stata pazienza da parte di De Cecco nel mese di novembre. Allora il concetto è questo, questo poggio lo stiamo pagando noi da quando siamo dentro, quindi noi paghiamo il canone regolarmente, anzi forse se vi ricordate in una ultima intervista De Cecco disse che noi pagavamo con una puntualità svizzera, quindi sì. Abbiamo sempre pagato regolarmente il canone. Per cui non è un peso sicuramente per De Cecco, in quanto il canone lo spesiamo noi completamente. Tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria la facciamo noi, per cui non deve calciare fuori un centesimo per la gestione del poggio. C'è un accordo già siglato, per cui dal quale si evidenzia che noi compriamo e c'è anche il prezzo a cui compriamo. Se il poggio non è a norma, non è in regola, non è certamente colpa del Pescara. Non lo sarà manco di De Cecco, però qualcuno l'ha fatto quel centro così, qualcuno l'ha portato ad avere delle lacune. Quindi così non si riuscirà mai, perché fino a quando no, non ci saranno. Ma non è vero, si riuscirà, perché nel momento in cui abbiamo finito di fare i lavori arriverà alla possibilità di poter la società di leasing vendere un impianto a norma e noi di poterla comprare e finanziarci in maniera diversa. Ho capito. Perché la società di leasing che ha in capo questa operazione, essendo non fa più contratti di leasing, non vuole tenere più il contratto in piedi, per cui noi compreremo con un altro finanziamento per il quale ci siamo già attrezzati, ma certamente io non vado a stipulare un atto su un immobile che non è in regola, ci mancherebbe, considerando anche che la messa a norma di questo immobile la sto facendo io, quindi la stiamo facendo noi con i soldi nostri e con i lavori che stiamo facendo. Ma lei si è sentito con De Cecco telefonicamente o no? Ma l'ho incontrato ultimamente, mi ha detto vabbè, non ti preoccupare, tutto a posto, e poi dopo una volta è colpa dell'avvocato, l'avvocato dice che è colpa sua, fatto sta che c'è questo decreto ingiuntivo.
che sicuramente noi opporremo, ma non fosse altro per un dispetto, perché comunque sia, voglio dire, di essere preso per il culo, scusate il termine, mi sono scocciato, perché il sottoscritto Sebastiani nel 2012, quando qualcuno ha preso, ha girato i tacchi e se n'è andato, poteva tranquillamente fare a meno di togliere le fideiussioni. Qui c'è Riccardo Klingo che lavora in banca e capisce bene, sa bene come funzionano queste cose. Noi, questa società ci aveva circa 11 milioni di scoperte di conto corrente a domani mattina, non a 10 anni. Il sottoscritto con l'attuale società ha fatto in modo che tutte queste fideiussioni, che erano per lo più di De Cecco e di Debora, che avevano le quote più alte all'epoca, venissero tolte ridando i soldi alle banche. E questo è il ringraziamento, purtroppo. Però, voglio dire, fino adesso io sono stato sempre zitto, non ho fatto polemiche, però adesso mi sono rotto abbastanza le palle di questa situazione. Era testimone anche Daniele De Riccardi quell'anno, e la squadra rimase fuori un po' dalle polemiche societarie, vero Daniele? Sì, ma sta dicendo tutte cose esatte, perché io ero presente, ma sono stato presente in tantissime riunioni, comprese quelle con Peppe, ma non Peppe, è normale che Daniele in questo momento possa avere un disappunto, perché la verità è che quell'anno il Pescara aveva dei problemi seri, veri, che se non si metteva mani a grossa ai soldi sarebbe stato un problema serio, tant'è vero che sono state cancellate poi l'anno della Serie A tutte le fideiussioni. Allora, per chiudere, non posso che chiedere ad entrambi che ricordo avete della vostra ultima esperienza. Partiamo da Sebastiani con De Riccardi e a De Riccardi con Sebastiani. Presidente. Ma che ricordo, Daniele, io ho un rapporto molto bello anche adesso, perché ci incontriamo, prendiamo il caffè spesso insieme, quindi è un rapporto splendido. Credo che abbiamo anche insieme fatto qualcosa di importante nell'anno della promozione con Zeman. Mi ricordo quando discutevamo per telefono, quando stavamo prendendo l'immobile, che il mister non voleva, perché poi qui sono tutti bravi a salire sul carro quando si vince, però la verità è che l'immobile il mister non lo voleva, e De Riccardi litigava con me, dice: ma se non lo vuole, perché lo dobbiamo prendere? Prendiamolo uguale, prendiamoci noi la responsabilità, e lo prendemmo prima che partissi in tournée con la Juventus per l'America. Io ero a casa col ginocchio rotto e rompevo le scatole a De Riccardi per telefono: prendi immobile, prendi immobile. Lui diceva: ma perché dobbiamo litigare col mister? Ma tu non ti preoccupa, prendi immobile, che è un giocatore che chiaramente volevamo tutte e due, non solo io. Però voglio dire, abbiamo fatto tante cose belle insieme, quindi ricordo un rapporto sicuramente splendido, anche perché stiamo parlando di una persona che capisce di calcio. De Riccardi? Abbiamo condiviso anche momenti brutti, quindi momenti brutti all'inizio, quando poi lui è intervenuto a piedi pari, devo dire la verità, sull'aspetto finanziario, che era la cosa più importante per tenere in piedi una società che oggi si mantiene grazie a lui, perché con tutte le critiche che uno poi vuole fare tecnicamente, tatticamente, tutto quello che vuole, poi alla fine questa società si mantiene grazie a Daniele Sebastiani, con chi lo appoggia all'esterno e quant'altro. Abbiamo condiviso anche momenti notturni dove dovevamo fare cessioni di giocatori non indifferente, purtroppo non voglio dire neanche per danni fatti da altri, perché non mi interessa, però sicuramente quegli aspetti là forse sono i ricordi più belli, perché abbiamo rimesso in piedi una società che stava per cadere. Enrico, l'ultimo con De Riccardi, l'ultima cosa fu il giorno in cui siamo usciti dallo studio di Grant Stevens a Milano, perché io mi alzai e dissi a Marotta e tutto l'entourage della Juve che io a casa mia avevo mangiato e bevuto, e quindi non gli regalavo Verratti. Ci siamo rimessi in macchina sapendo quanto fosse importante per noi la vendita di Verratti in quel momento, e Daniele mi diceva: ma adesso che facciamo? Cioè, adesso va per scarpo, vediamo che facciamo. È vero, è anche quello un episodio da ricordare, perché poi fondamentalmente eravamo andati lì per cederlo a loro, ma alla fine siamo usciti dicendo: vabbè, arrivederci, grazie. Bisogna anche saper rischiare, quindi quella volta. Sì, certo, poi ci sta anche. Bene, vi porto il saluto anche degli altri amici che hanno assistito in silenzio, ma sempre con interesse: Riccardo Klingo, Totò De Leonardis
e Francesco. Vedo che è entrato in studio, in collegamento, Roberto Bosco, l'indimenticabile Roberto Bosco, che saluto. Dobbiamo lasciare il presidente Sebastiani ed il direttore dell'Icari. Grazie. Grazie a voi, un saluto, grazie a tutti. Presidente, grazie dell'Icari. Noi andiamo in pubblicità e poi torneremo, perché abbiamo Roberto Bosco, è sempre il doppio ex di Pescara e Pisa. Tra poco. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Certeo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Rientriamo in studio per l'ultima parte di replay. Dunque, sono stati con noi finora l'ex difensore del Vicenza Valeriano Prestanti, l'agente FIFA Donato Di Campli, il direttore sportivo Daniele Dell'Icari, presidente del Pescara
Daniele Sebastiani. Ora entriamo nel clima di Pisa-Pescara, il programma domani alle ore 21. Andrea Costantini, abbiamo detto non ci sono grandi novità, almeno il dubbio Seter per quanto riguarda il Pescara. Silenzio stampa del Pisa. C'è una notizia che riguarda invece un allenatore in Serie B? Assolutamente sì, Eugenio Corini, tecnico del Lecce, nella tornata odierna di test molecolari. Il tecnico del Lecce è risultato positivo, è stato subito isolato, la squadra però giocherà regolarmente domani sera a Salerno, scontro al vertice, non ci sarà chiaramente Corini in panchina. Il Lecce si sottoporrà ad un altro giro di tamponi domani mattina prima di giocare alla Rechi. A te. E prima di sentire Antonio De Leonardis, Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco su questa partita, abbiamo il piacere di collegarci con un uomo indimenticabile del calcio pescarese, doppio ex, Roberto Bosco. Buonasera Roberto, ben rivisto, ben ritrovato, come stai? Ciao a tutti, no, io sono Rocco Pagano, sono sempre stato Rocco Pagano, io sono Rocco Pagano. Non cambiamo discorso. Hai ragione, ho sbagliato un'altra volta. Ho sbagliato un'altra volta a presentarti, ciao Rocco. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Ti vedo in grande forma e sono contento. No, dai, stiamo bene, dai. Ci difendiamo con questo periodo qua, cosa vuoi fare? Ma tu hai sempre attaccato, quindi non sai difenderti. E quello è vero, mi piacevano gli inserimenti, lo sai, gli inserimenti mi piacevano. Senti, siccome ci sentiranno... Con i tempi giusti. Ci sentiranno anche da Pisa, quindi adesso ti mettiamo... Bello alla prova. Tu mi Pisa. Vuoi mettere in difficoltà? No, figurati, so. Ti ci metti da solo. 5 anni a Pisa, e 3 anni a Pescara. Sì, diciamo che la mia carriera è stata soprattutto spesa in Toscana, quindi però cosa posso dire? Perché il mio cuore è lì. Vabbè, in Toscana, a Firenze, no. Dopo la cessione del Pescara alla Fiorentina, forse non ti hanno nemmeno... visto, non ti hanno nemmeno riconosciuto in campo, no? Non ho capito, scusa, dove non mi hanno riconosciuto? Dove? Io ho fatto 5 anni a Pisa, ho fatto 2 promozioni. Sto parlando della Fiorentina dopo Pescara. Allora ti spiego come è andato. Siamo andati io e Stefano Rebonato. In 2 anni io ho fatto la bellezza di più di 60 presenze. Presenze, chiaramente. Sì. Ho avuto l'onore di giocare col numero 10 al posto di Roberto Baggio una domenica lì, cioè, è tutto un dire, quindi non ti dico il risultato perché sennò... E comunque devo dire che anche a Firenze mi sono tolto le mie piccole soddisfazioni. Dai, siamo andati in Coppa UEFA, quindi... È vero quello che dici, ma soprattutto a Pisa... tante partite, 157 presenze con la maglia nera azzurra del vecchio patron Anconetani, giocatori di rilievo come Simeone ed altri. Quindi andiamo al dunque, tifi Pescara o tifi Pisa per domani? È una domanda che... non c'è risposta. Cioè, voglio dire, chi è che ha più bisogno in questo momento? Facciamo così, tanto è l'andata, quindi poi ci sarà il ritorno. Sì. Quindi facciamo dai, una mano al Pescara all'andata e una al Pisa al ritorno, via, così. Vabbè, te ne sei uscito pure questa volta. Faccio senti, Totò, ma un Roberto Bosco nel Pescara degli ultimi tempi, possiamo ricercarlo o no? Totò. Totò non ci sente più. No, ci sente. Sta pensando. Un Roberto Bosco manca proprio quel tipo di giocatore, cioè quello capace di fare tutta la fascia, di spingere e difendere, voglio dire, era diciamo allora si chiamava mediano, ma è completo, voglio dire, quello che in questo momento manca alla squadra, proprio questa capacità di fare anche le due fasi, insomma, di fatto le difficoltà maggiori del Pescara sono proprio al centrocampo, quindi se stai bene fisicamente, allora lo chiedo proprio il diretto interessato, c'è un giocatore oggi che può avere le tue stesse caratteristiche, non solo nel Pescara, un po' in generale, in chi ti rivedi? Ma non lo so, adesso una domanda così, non lo so, guarda, faccio fatica perché non voglio fare il fenomeno, anzi
però noi avevamo un modo di giocare particolare, cioè, voglio dire, poi l'intesa che avevamo io e il tuo amico, che non nomino perché lo nomini sempre te, lo sai com'è, cioè, ci intendevamo d'occhi chiusi io e lui, quindi uno entrava dentro, io mi allargavo sulla fascia. E quell'anno lì è stato un compagno che veramente ci trovavamo, ma senza fare chissà che cosa, però ci capivamo al volo, ecco. Quindi insomma la presenza Rocco, di Rocco Pagano. L'avresti voluto anche nelle altre squadre, non so, per esempio a Pisa chi avevi? Sì, sicuramente, ma poi io la mia carriera, io ho fatto il mediano, la mezzala lì a Pescara, però poi dopo mi sono sempre dovuto adeguare, nel senso che a Firenze chiaramente, passando in una società importante, c'erano tanti altri giocatori e quindi mi sono sempre dovuto, era un po' un tappabuchi, nel senso che potevo, poi le mie caratteristiche si adeguavano bene a diversi ruoli e quindi gli allenatori mi sfruttavano anche un po' per questo, e quindi ho fatto diversi ruoli. Poi a Pisa invece quando è arrivato Mircea Lucescu, che io reputo uno dei migliori allenatori, addirittura mi mise davanti alla difesa come classico regista, chiaramente non da geometria ma da interdizione e per fare. Ecco, con tutti questi cambiamenti ti sentivi un po' sacrificato oppure davi lustro alla tua carriera? No, diciamo che quell'anno lì a Pisa, l'anno della Serie A, mi fece giocare davanti alla difesa, mi sentivo proprio realizzato, anche perché disputai un ottimo campionato come tutta la squadra. Poi chiaramente passando gli anni ero uno dei più anziani, quindi lo sai anche tu come succede spesso, e hanno cominciato a farmi giocare più dietro e quindi ho finito da libero poi la mia carriera. Però diciamo che il ruolo dove mi sono espresso al meglio, diciamo che è proprio stato lì a Pescara come mezzala. Ecco. Adesso lascio la parola agli altri amici, però volevo anche chiederti per questa carriera di allenatore che hai iniziato, poi collaboratore tecnico di Max Allegri, tu hai iniziato nella Massese, se non vado errato, come allenatore, e poi sei stato a Pescara nel 99-2001. Poi hai un po' modificato il tuo ruolo di collaboratore, no? Sì, non è che ho modificato, però ho capito che... Ma sei stato anche molto umile in questo, perché sì, io penso che ognuno deve capire anche le sue qualità, le sue possibilità, ecco, nel senso io non avevo... come tipo la personalità, forse il carisma per potermi imporre su una squadra così, quindi ho sempre preferito rimanere dietro le quinte in un ruolo che mi ha gratificato fino adesso e quindi io non mi lamento per quello che ho fatto, ecco. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Max, che poi... Ecco, questo dopo le esperienze di Crotone, La Spezia e Reggio Emilia. Sì, esatto. Sono preparatissimo su di te. Sì, sempre da allenatore in seconda e poi chiaramente con Max invece andandogli a vedere la squadra avversaria. Ecco, come è scoccata questa scintilla con Allegri? Ma diciamo che dopo l'anno di Pescara, quando io facevo il secondo con Galeone, col mister, lui era capitano e da lì è nato un po' il nostro rapporto. Poi interrotto, nel senso che lui ha continuato a giocare, poi ha preso altre strade, nel senso che è diventato allenatore. Io facevo il collaboratore, come hai detto te, prima a Reggio Emilia. Poi. E dopo c'è stato l'anno che lui è andato a Cagliari, io ero fermo e allora ci siamo sentiti e lui... così mi chiese di andare a vedere qualche giocatore nel frattempo, così poi dopo lui andò al Milan. Di Cagliari, Milan e Juventus, le esperienze con Allegri. Esatto. Sì. Totò De Leonardis, Riccardo Clinco, Francesco Di Francesco, Roberto Bosco a vostra disposizione. Ancora per poco, perché ha tanto da fare, immaginate questa sera, devo andare è già tardi, quindi dobbiamo fare in fretta.
deve portare fuori il gatto, capito? Esatto, il gatto, il cane. Senti, vabbè, intanto tornando alla domanda di prima, ecco, potresti essere nel calcio di oggi il quinto, il famoso quinto di centrocampo, come caratteristica, almeno a 20 anni, quando avevi 20 anni, 21 anni. Ma sì, chiaramente, come ti dicevo prima, ero uno che mi adattavo abbastanza, cioè, sicuramente con le mie qualità di corsa così... Il quinto, poi vabbè, io quando ho giocato sia a Firenze che a Pisa, facendo l'esterno, ho fatto l'esterno basso, come lo chiamano adesso, prima il terzo, adesso l'esterno basso, l'esterno alto, prima facevo il terzino e l'ala, quindi diciamo esatto, che avrei fatto… Quello, il ruolo, sì, esatto, era quello, esatto. Sì, cambiava poco, ecco. Riccardo Finco. Se... Ciao Roberto. Ciao Riccardo, volevo dirti finalmente uno del mio paese, va. Lì, zio. Senti, ti volevo invece chiedere una cosa un po' più attuale. Come hai visto Pescara ultimamente? Tu guarda, infatti ne parlavo anche con Enrico, purtroppo non lo sto seguendo molto. Mi chiedo sempre come mai, ma anche forse una volta ho parlato col presidente, con Sebastiani, come mai non si riesca mai a trovare il bando della matassa giusto per poter iniziare una stagione. Io pensavo quest'anno, cioè, dico la verità, con Oddo che ci fossero i presupposti per far bene. Invece Oddo l'avete avuto al Milan, due mani. Oddo l'abbiamo avuto al Milan, sì. Poi vabbè, lui era già stato lì anni prima, l'ha fatto molto bene, quindi... Cioè, campionato. Mi è dispiaciuto. Ha fatto benissimo. Esatto, mi è dispiaciuto veramente perché... Secondo me era l'allenatore giusto, però purtroppo gli allenatori sono legati ai risultati e forse anche un po' per questo non ho fatto l'allenatore, perché c'è troppo stress, io sono un tipo un po' più tranquillo. Poi se li vedete adesso, gli allenatori sono tutti, cioè come allenano, dopo due o tre anni cambiano fisionomia, cioè sono tutti esauriti, zio. Tutti stressati, cioè. diventano brutti. Diventano brutti. No, guarda Conte. No, io no. Invece ci hanno telefonato in regia, hanno detto ma siete collegati con Vasco Rossi, è qualcosa di Vasco. La voce è quella. Me lo dicono in tanti. Hai visto? Francesco, eri giovane quando Bosco faceva quei gol, Francesco, ti ricordi? Come, scusa? Eri giovane quando Bosco in campo ci faceva gioire. Io ero giovane, ma allora tu eri poco più che un giovanotto. Eh sì. Ma io ho andato del vecchio, Roberto. Lo so. Rivediamoci pagare, dai. Era giovane Totò, tu immagina, quindi. Ma comunque velocemente, io gli sono rimasto colpito da un'espressione di Bosco quando ha detto 5 anni a Pescara, 5 anni a Pisa, 3 anni a Pescara, però il cuore è lì. Non è il primo che ha questa bella espressione nei confronti della città di Pescara e dei pescaresi. Da cosa deriva? Perché 5 anni a Pisa, in una piazza come Pisa, con i successi che poi avete ottenuto, non sono pochi. Però Pescara, allora ecco, io una volta per sempre, se qualcuno mi spiega cosa c'ha, sì, io fino a termine, quando sto a Pescara sto bene, però per chi è vissuto solo in quel periodo, e poi è andato via. Come dice il mio amico Enrico, a quei tempi Pescara erano un film. E come facevi a non rimanere estasiato da quella gente, quel periodo lì veramente è bastato un anno per entrare. E pensa che l'anno prima, io ero lì, siamo usciti tutti quanti dallo stadio Adriatico sul cellulare della polizia. Quindi per dirti. Proprio il come cambia il vento, come cambia, esatto, quindi cioè, sono quelle cose che ti lasciano il segno, non c'è niente da fare. Senti, del Pisa di oggi lo segui oppure? No, sto seguendo poco, sto guardando un po' di calcio internazionale. Quindi... Allora ti chiediamo cosa pensi del sorteggio di oggi, dai, sulla Champions, con il... Ah, guarda,
col Porto ce la può fare. Atalanta, sì, vabbè, la Juve sicuramente. Atalanta del mio amico Giampiero, ma non dico che se la può giocare, però può farne una bellissima figura. Perché scusa Bosco, stai seguendo il calcio internazionale? Perché tu e Max dove andate? Non lo so, Max, non so dove. Noi non sappiamo niente. Io sono l'ultimo a venire a sapere. Quindi. Sta crescendo il naso, eh? No, invece credo perché. È la verità, poi chiediglielo anche Enrico, che anche lui lo sente. Quindi. Cioè. No, non dice nulla, proprio Max, solo a cose fatte. No. Esatto. Si prepara con i suoi collaboratori. Roberto, noi ti ringraziamo ancora una volta, perché parlare con te è sempre piacevole. Spero di rivederti presto, dai, speriamo che finisca questo periodo qua, perché ho voglia di venire giù a Pescara. Sì, sono tre estati che dici ci vediamo. No, è la verità, anche perché mi devi una cena, quindi cioè, più di una, sono tre estati, quindi tre esatto. cene. Quindi, ti abbraccio, un abbraccio da tutti gli amici di Replay. Grazie a Roberto. Ciao a tutti, un abbraccio. Bocca al lupo. Ci aspettiamo per una calamarata alla grande. Ciao. Pisa Pescara, Totò, Francesco e Riccardo, per chiudere questo numero è un altro banco di prova severo? Riccardo. Riccardo. Hai detto la terminologia esatta, è veramente un banco di prova severo e difficile, perché Pisa è un'altra squadra che come noi quest'anno, anche se ha sicuramente più punti di noi, sta facendo molta fatica. Noi, io credo che siamo in miglioramento e andiamo a giocarci questa partita, dobbiamo andare a prendere dei punti, come avete detto tutti, ho detto anch'io, lo penso anch'io, e quindi sarà una partita molto combattuta, questo sicuramente. Le due squadre secondo me vorranno tutte e due vincere la partita, quindi sarà una grande e una bella battaglia. Totò, lo scorso anno, anzi la scorsa estate a Pisa, dopo il pareggio di Clemenza, il Pescara perse una partita proprio al 95esimo. Che gara ti aspetti domani? Di contenimento, una prova più offensiva? Ecco, che tipo di Pescara di Breda ti aspetti? Ma guarda, io per la verità mi aspetto una gara molto simile, più simile a quella di Ascoli. Più o meno sono in linea con Dell'Icardi, cioè questa è una squadra che comunque deve cercare soprattutto di coprire quelli che sono i suoi problemi in questo momento. Anche se l'avesse fatto in effetti anche col Vicenza, probabilmente sarebbe cambiato anche il risultato. Io credo che in questo momento quella squadra abbia questa forza, voglio dire, al di là di tutto, verranno anche tempi migliori, però poi insomma trovo una squadra che tra l'altro il Pisa per esempio è il settimo attacco del campionato, pur essendo lì quasi in zona di retrocessione, mentre Pescara ha il quarto ultimo attacco. Cioè questo ti fa capire che comunque non, è una partita in cui puoi rischiare abbastanza, ma anche cercare di far male con le ripartenze. Spera pure che sia un Pescara molto molto attento. Ricordiamo come perse quella partita una passata stagione, minuti, insomma, fu quasi veramente ho fatto Karakiri quella volta. Quindi Pescara deve stare molto attento e sfruttare anche quelle che sono state gli aspetti negativi in una gara comunque abbastanza positiva, ma giocata con Vicenza, per fare un po' meglio. E poi molto dipende appunto da quello, se ci sarà Ceterra o meno, anche quello cambia anche l'atteggiamento della gara, secondo me. Francesco, si affronta la peggior difesa del campionato. Sì, lo stavo dicendo, infatti. Com'è? Ora Francesco, si affrontano le due peggior difese. Francesco. Sì. Però quelli hanno fatto il quarto attacco, però, quindi sì, è vero, il settimo è vero. Attacco del campionato. Verrebbe da dire, esatto, con i numeri verrebbe da dire che è svantaggiato il Pescara, il pronostico è tutto dalla parte del Pisa. È un banco di prova, per rispondere alla tua domanda iniziale, molto severo. Dell'Icardi diceva forse è il momento di fare le barricate, io però mi pongo il problema, ne è capace il Pescara di fare le barricate, nel senso i giocatori che ha sono adatti a fare le barricate, perché va benissimo. Io ho una vita che sono anni che dico che questa squadra prende troppi gol, che tante volte lo 0-0 porta un punticino oggi, un punticino domani, ma per fare 0-0 deve avere una struttura di squadra,
quindi non solo come caratteristiche di difensori, ma proprio come assetto tattico, come caratteristiche anche di centrocampisti per fare le barricate. E quindi io a questo punto mi aspetto solo, così come nell'amarezza della sconfitta con il Vicenza, però ci sono stati alcuni miglioramenti, che quei miglioramenti si continuino a vedere in attesa di tempi migliori. Grazie Francesco. Allora Andrea, chiudiamo con le ultimissime. Intanto domani andremo in onda, come sempre, dalle ore 20:30 sarà 20:30. Una serata particolare perché saremo in onda con il prepartita, poi daremo spazio alla trasmissione normalmente del martedì Pro Teramo, ma con aggiornamenti in caso di gol all'interno del contenitore Pro Teramo, e poi dopo le 22 saremo di nuovo con diretta stadio per il secondo tempo e per il post partita. E per quanto riguarda il Pisa, è squalificato Marin che è il regista, il sostituto naturale sarebbe De Vitis, che però è stato mandato in tribuna da D'Angelo nell'ultima partita, e allora la soluzione più probabile è Mazzitelli in regia e l'inserimento di Siega. In attacco potrebbe tornare dal primo minuto Marconi, ma lì davanti c'è un grande assortimento con Vido, con Palombi, con Marconi, con Sibilli, con Soddimo, match winner la scorsa estate, quindi insomma è una squadra che lì davanti è temibile. Ricordiamo domani alle ore 21 Pisa-Pescara, poi due partite casalinghe per i biancoazzurri sabato alle ore 16 contro il Monza di Balotelli e Boateng. Grazie a Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco. Ringrazio tutti coloro che sono stati in trasmissione: Roberto Bosco, Daniele Sebastiani, Daniele Dellicarri, Donato Di Campli, Valeriano Prestanti. Abbiamo ricordato la figura di Vitaliano Patricelli, che è scomparso in giornata. Grazie a Maurizio Dagui, grazie per averci scelto.